Yeah, vittoria! Vabbè, col Cagliari, porca miseria. Ciao a tutti dal vostro Giampi. Allora, è finita adesso la partita, anzi le partite del pomeriggio. La mia amata Sampdoria vince per 4-1 con un Cagliari che onestamente era poca roba, solo sul 3-1 forse poteva tentare di riaprire la partita, ma niente, cosa dire. Oggi la Sampa ha strameritato la vittoria. Non è una vittoria che mi esalta perché abbiamo vinto col Cagliari, ovviamente, però comunque sono sempre partite difficili da affrontare. Molte volte abbiamo perso punti. Mio figlio Buongiorno. con la maglia del Milan, e niente. Quindi, cosa dire? Io speravo che oggi il Milan onestamente non facesse punti, invece li ha fatti, quindi ci portiamo, rimane praticamente invariata per noi la classifica perché l'Atalanta anche ha vinto, quindi Eccoci loro, guarda. l'Atalanta che va, rimane 4 punti da noi, il Milan a 3, però la prossima giornata. Se non sbaglio, l'Atalanta deve giocare con la Lazio, quindi la Lazio potrebbe farci un favore a entrambe. Però ovviamente noi dobbiamo vincere e questo c'è poco da La dire. SAC con chi gioca la prossima? Scusate Provo a vedere con chi gioca, non mi ricordo. un attimo, signori. Guardo subito. Allora, la Samp che nel frattempo che lui cerca, io allora la Samp, gol di Dennis oggi, Dennis Magnifico. strepitoso, Davvero, veramente. grandissimo gol di Dennis Pratt. Dennis veramente grandissimo. Mi dispiace che forse potrebbe essere uno dei suoi ultimi gol alla Samp perché ho paura che sia uno dei partenti insieme a Torreira. Però Allora, signori, c'è Milan Hellas Verona a San Siro alle 6 di sabato e poi boh. c'è Sassuolo Samp domenica alle 18. Sassuolo Samp e l'Atalanta? Lazio. Lazio Atalanta. Sì. Ah. Mi dispiace, Atalanta, ma lo vedi proprio Quindi, puro. non dire parolacce. E Scusa. quindi niente, potremmo appunto approfittarne. Se l'Atalanta fa uno scivolone, ma noi dobbiamo vincere a Sassuolo, campo ostico alla fine, è ostico, sarà difficile la vittoria. Poi siamo anche adesso in crisi perché oggi non c'era Zapata, non c'era Caprari, Quagliarella. Si è fatto Poi si è male. fatto male, è dovuto uscire, quindi è rimasto solo il giovane polacco, che tra l'altro oggi ha fatto anche bene, ha fatto anche un bel gol su assist di Berezinski, anche lui grande oggi. Mi sono piaciuti molto oggi, veramente il Dennis grandissimo. Quagliarella ha approfittato e poi comunque del secondo gol è stato un gol diciamo di rapina, ma nel senso buono. E poi ha sbagliato il rigore, ha preso il palo. Pazienza, mannaggia, poteva portarsi a 20 reti e invece niente. E Devo poi, quasi appunto, aggiungere Dybala. poi c'è stato il gol del giovane polacco. E poi, appunto, di Ramirez che è subentrata a Quagliarella ha fatto un bel gol. La traversa hanno detto che è stato Verre, ma è stato Linetti. Stato Carlo Rinetti. Linetti ha preso la traversa e poi praticamente quando la palla è ritornata in campo ha tirato Ramirez, Sì, giusto? un grandissimo gol. Forse è stato tra i più belli di quelli della Samp. Bello, bello, beh, anche quello di Dennis è di grande fattura, veramente. Ha fatto Comunque, a bene. proposito di Dennis, che ho sentito che va via, purtroppo ho paura che Torreira e Prae sono i predestinati che andranno via. Secondo me è solo Torreira. Non lo so, io ho paura che va via Cioè. Dennis, però hanno già il sostituto, praticamente di Dennis, di Torreira ancora non lo so, ma il sostituto di Dennis che io speravo venisse già al mercato di, forse lo Gennaio. scorso mercato, anche quello di gennaio. Allora, è un giovane del 98, croato, si chiama Lovro Majer. Io spero, ma spero che la società lo prenda perché questo ragazzo ha altissime qualità. Se voi andate a cercare e vedete su YouTube le sue giocate, i suoi gol che ha fatto, è un classe 98, ripeto, quindi è giovane, ha 20 anni, ma ha fatto delle giocate, ha dei numeri incredibili. Lovro Majer. È vero. Vabbè, Grandissimo giocatore Lovro Majer. sì.
ovviamente deve ancora crescere. Mi dispiace che se andrà via Dennis, però. Deve ancora crescere Lovromaier, però. Comunque niente, ci portiamo praticamente, siamo sempre lì all'ottavo posto e lottiamo ancora in queste ultime 3 giornate con la partita più difficile che sarà appunto quella del Napoli, ma giochiamo in casa. A noi non ce ne frega, scusate, non ce ne frega niente se il Napoli possa perdere lo scudetto, l'importante è che la Samp, anzi, magari le fa anche lo scherzo, non sa mai, ma tanto comunque ieri sera la Juve ha vinto, quindi adesso il Napoli Oggi deve. il Napoli è obbligato. Ma voglio vedere cosa fa il Napoli, non è mica facile a Firenze. Lo so, infatti ho detto anche nel mio post che la Fiorentina è una grandissima squadra. Non è poi a Firenze, quindi sai, fosse ancora a Napoli, ma voglio vedere. Ma il Napoli intanto la Comunque Fiorentina ha portato niente, punti. è stata una grandissima Sampdoria e niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa prova della Samp. E di queste giornate che rimangono, se secondo voi abbiamo la possibilità di almeno arrivare al settimo posto, quindi per i preliminari di Europa League. Quindi commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Forza Sampdoria, sempre grandi, grandissimi, bella partita oggi. Ciao a tutti dal vostro Giampi. Ciao. Ciao!